sinfonici, ci illuminate un attimino la piazza gentilmente? Ecco, voi state vedendo uno scenario meraviglioso, noi altrettanto, grazie, davvero siete fantastici, grazie per essere intervenuti, soprattutto grazie per venire all'amministrazione comunale di Beverly Ostrense, e io vorrei aprire subito con uno scatto, perché poi apriamo le danze, o meglio il canto, e quindi vogliamo immortalare subito questo ricordo. E siamo social, vero ragazzi, noi? E poi vi presento i ragazzi, aspettate un attimo che qua i telefoni, sapete come funziona. Allora, avete due categorie. Categoria cover, quindi coloro che all'interno del concorso e arriveranno poi alle prefinali di Senigallia con un brano conosciuto, a differenza di altri che invece porteranno sempre la cover nelle piazze, ma invece il loro percorso sarà quello di portare l'inedito tipo Sanremo. E quindi questa sera verranno proclamati due vincitori, uno per la categoria cover e uno proprio per la categoria ufficiale, quella del cantagiro, perché proseguirà poi con l'inedito. E più tardi ci ritorneremo. Il vostro applauso per congedarli, perché adesso vanno dietro le quinte. Concentrato, lui si esibisce con un brano di John Legend dal titolo All of Me. Base numero uno, ci siamo, applauso da parte del pubblico e rompiamo il ghiaccio così. Vai Massimo! Buonasera a tutti. Silvia Chiavelli arriva da Serra San Quirico, eccola. Silvia è pronta, concentrata, e ci fa ascoltare una canzone di Mango, La Rondine, musica. Da Pesaro, lui è Luca Trifacelli, vieni Luca, eccolo. Pesaro, città della cultura, capitale della cultura, siamo pronti? Ci regala un brano che tutti conosciamo, reso celebre al Festival di Sanremo da Tananai. Il brano è Tango, concorrente numero 3, vai. Senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. Quindi quest'anno lui mi partecipa perché vorrebbe vincere la regionale, chi lo sa, del 31 di agosto a Chiaravalle, dove vi invito e sarà ospite Sandro Giacobbe. E poi vabbè, faremo un'altra tappa insomma a Castelvetrino il 23 di agosto e tante novità più tardi ve le racconterò. Allora tu ci vai ad ascoltare il tuo inedito, che è un quarto d'ora che mi dice il titolo. Come si intitola? L'inedito si intitola Che ala che cua bene. Ecco, ripetete insieme, diciamo, dai, qualcuno forse ripeti. Che ala che cua bene. Che ala che cua bene, che è una penisola delle Hawaii, lo sapevate? Una baia. Non lo sapeva nessuno, grazie per questa lezione. Ti faccio apposta le canzoni. Grazie. Sei pronto? Assolutamente sì. Meteo, vai! Corrente arriva da Urbino, a 15 anni, è bellissima, lei si chiama Ginevra Londei, eccola! Prego, prego, prego! Una bambolina, 15 anni, da Urbino. Sei pronta? Concentrata? Vai! Lei ci fa ascoltare Someone Like You di Adella. 3, 2, 1, applauso e musica.
Abbiamo Nicola Fattori. Vieni Nicola. Eccolo qui. Lui ci fa ascoltare del gara con una bellissima canzone di Raff. Stai con me, numero 5, Nicola Fattori. A più tardi. Intanto i nostri giurati vedo con le torce ognuno del proprio telefono, perché forse ecco, illuminate un attimino la situazione giuria, perché stanno votando i primi 5, quindi fate il confronto giustamente con il cantante precedente a quello che si è esibito, a quello successivo, e ponete sulla scheda, quindi sulla cartella gialla, sulla scheda, insomma sulla tesserina gialla, il voto da 6 di Boogie Boogie, Lindy Hop, Jump on Jive, Authentic Jazz e Balboa. Organizza inoltre eventi itineranti musicali anni 30, 40 e 50. L'associazione ha sede operativa al Circolo Cittadino di Iesi ed organizza corsi di ballo anche a Senigallia e Falconara. Sono su Instagram, su Facebook. E adesso, caro sindaco e caro pubblico di Belvedere Ostrense, ci faranno ammirare un brano, udite e udite, degli anni 20 e 30. Lindy Hop, musica. Serena, che appunto eccola qui, ciao, grazie per aver accettato il mio invito, credo che abbiamo davvero rallegrato l'intera piazza. Serena, tu sei? Francesco. Francesco, poi? Graziano. Sheila. Sheila, e poi? Bene. Michele. Riccardo. Marzia. Paola. Alberto. Evviva il mettersi in gioco, complimenti, non andate via perché vi rivogliamo sul palco tra un monto, eh. Grazie, Sugar Swing. E noi proseguiamo con il concorso. Da Urbino arriva la sesta concorrente, Letizia Ottavi. Vieni Letizia. Letizia ci fa ascoltare un brano di Nina Zilli dal titolo Sola. Musica, vai. Invece arriva la prossima concorrente, Sofia Daini. Eccola, vieni Sofia. Centropalco, l'applauso di benvenuto. E tu ci fai ascoltare un bellissimo brano di Mia Martini. Chi non conosce, gli uomini non cambiano. Centropalco, musica, concorrente numero 7. Anni 15 nel mese di novembre prossimo. Lui abita in provincia di Arezzo, ma studia da tempo presso una scuola di musica di Pesaro. Con immenso piacere accogliamo Edoardo Pantini. Vieni Edoardo, eccolo qui, centro palco. Edoardo ci farà ascoltare
Cambiare di Alex Baroni, concorrente numero 8. Vai. Della categoria punto cover, con la quale proseguirà il percorso verso le tre finali e finale a Senigallia, è il momento di Alessandro Fattori, che arriva da Castelbellino. Vieni Alessandro. Il concorrente in gara con il numero 9 ci farà ascoltare un bellissimo brano di Tiziano Ferro, Accetto i miracoli. Prego, centropalco musica, vai. Perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa a tempo. Arriva da Pesaro, lui è Diego Lorenzetti. Vieni, 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 vieni. Buonasera. Diego, beh, omaggerà Claudio Villa con Un amore così grande, numero 10. Sono arrivati alle semifinali nazionali e adesso in questa prima uscita ci regalano un bel cia-cia, musica! Perché questa sera, ricordo, si esibiranno con una cover, quindi una canzone conosciuta, ma il loro percorso proseguirà con un brano inedito alle fasi appunto finali del cantagiro. Iniziamo con Alice Casalunghe, che arriva da Monte San Vito. Vieni Alice, eccola. Emozionante. Sì, ci sta come tutti, centropalco. Allora, Alice, in gara con il numero 11, ci fa ascoltare una bellissima canzone di Arisa, quale? La notte. Vai, vai Alice. Da Urbino arriva Suman Berlini, in arte Sumi, eccolo! Sumi in gara con il numero 12 e ci fa ascoltare la canzone che tutti conosciamo di Massimo Ranieri, Se bruciasse che cosa là? Bravi! Vai Sumi! Gentilmente il microfono. Vero, buonasera. Eccoti. Buonasera. Arianna arriva da San Costanzo, provincia di Pesaro Urbino, e ci fa ascoltare un bellissimo brano di Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Applauso, musica. Vai. Grazie. È la sera dei miracoli. Fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma. Concorrente numero 14 di Monte Cassiano, provincia di Macerata, cara sindaca, qui insomma, ecco, adesso tocchiamo la parte
sud delle Marche, con una rivisitazione del brano di Marco Mengoni, L'Essenziale, cantate con Moma. Prego, musica. Quinto concorrente della seconda squadra arriva da Morro d'Alba, quindi pochi chilometri da qui. Accogliamo Matteo Nisi. Matteo in gara con il numero 15 questa sera, e Matteo ci fa ascoltare un bellissimo brano di Herman Mehta, Odio le favole. Centropalco e musica, grazie. Nostra concorrente, il microfono dove è andato? Eccolo qui, sì, questo qui che abbiamo sull'asta, e Martina ci farà ascoltare un bellissimo brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali, numero 16. Applausi, musica, vai Martina. Siamo a Sera San Quirico, accogliamo Francesco Simoncini. Vieni Francesco. Sì. Buonasera. Numero 17. Intanto stanno votando, quindi aspettiamo qualche secondo. Illuminate un attimino le schede, qui i giurati. 7 ci farà ascoltare un bellissimo brano di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Vai Francesco. Grazie Marco. Da Fano, vieni, eccoti. Ciao, so che tu hai bisogno dell'asta, esatto. E quindi eccola qui. Grazie. Prego, centro palco l'asta. Asia questa sera qui a Belvedere Ostrense ci farà ascoltare, beh, insomma, un brano, se vogliamo, della voce più bella d'Italia. Mi sento una responsabilità. Stiamo parlando di Mina. Il brano è Mi sei scoppiato dentro al cuore. In gara con il numero 18 Asia Antonietti. Applausi, musica. Da Pesaro arriva il 19° concorrente, Alessandro Scialacqua Blasi, eccolo. Buonasera. Buonasera a te. Alessandro ci fa ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo 2023, firmata Marco Mengoni, Due vite. Alessandro Blasi, musica. Sorry.
Luisa Cingolani, eccola! Buonasera! Buonasera a te! Brano di Cristina Aguilera, Lady Marmalade, sei pronta, concentrata? Prontissima! E vai allora con la musica! Applausi, su, 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 su! Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Where's all my soul sisters? Let me hear your flows. Hey sister, go. Arriveranno nella città della spiaggia di Velluto per aggiudicarsi la vittoria nella categoria cover e ovviamente il 5 ottobre con gli inediti, quindi se riuscite ad essere veramente con noi trascorrerete una bellissima serata al Teatro La Fenice di Senigallia, dove vi ricordo sarà con me anche la cantante Fiordaliso. Intanto io inizio con la proclamazione e poi invito qui sul palco la sindaca, intanto inizio con eleggere il quinto posto della categoria cover con 85 voti, quinto posto per Nicola Fattori. Un passo avanti, se con me ti ha portato bene, vedi? Quinto posto, poi il numero 5. Quarto posto con 90 voti, Letizia Ottavi con Sola. Yeah. 102 voti, quindi terzo posto per Ginevra Londei, terza classificata. E adesso vorrei che facciano un passo avanti i concorrenti. Anzi, il concorrente numero 10 e il concorrente numero 8. I due concorrenti, un passo avanti. E tra voi c'è il vincitore. Eh sì, i giurati così hanno votato. Cara sindaca, vi raggiunge al momento con, esatto, la targa della categoria cover. Vi posso dire che sono due punti di differenza, quindi non c'è ex aequo in questa categoria, non c'è ex aequo. Allora, vieni Sara Ubertini, sindaco di Belvedere Ostrense. Ho fatto parlare tutti, a te no, quindi è il tuo momento, eh. Grazie Marco, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera, un grazie particolare a Marco perché la nostra conoscenza ci ha portato qui questa sera. Quindi una bella serata, oltre i nostri appuntamenti classici, chiamiamoli così, estivi, una serata di vero entusiasmo, di vero spettacolo, canoro, ballerino, di tutto di... Una serata di sogni, perché poi, come ho già detto, no, questi ragazzi ambiscono anche a fare questo nella vita e quindi noi dobbiamo supportarli a 360 gradi. Mi illuminate un attimino la piazza, perché il sindaco ovviamente guarda un po' che roba.
fino giù in fondo. Anche perché devono continuare a prescindere da questa serata a inserire il loro sogno, perché quello è l'importante, credere in quello, si fa, in quello che si fa, crederlo fermamente e continuare nonostante tutto. Quindi questo è un banco di prova, per carità, è vero, ma nella vita i banchi di prova ci sono sempre e per tutti. Esatto. Quindi grazie ragazzi a voi, complimenti a tutti, perché dal lato nostro è stato difficilissimo veramente scegliere. Un grande livello, una grande bravura, una grande professionalità nonostante la giovane età di tutti. Quindi grazie ragazzi di essere stati qui a benvedere questa sera e complimenti a tutti. Un grazie particolare però alla Proloco, perché ha permesso veramente l'organizzazione di questa serata. Una bella sfida per la discussione di Proloco, non sarà. Ok, guarda, io sto qui, tu vai alla mia sinistra dall'altra parte dell'altro concorrente, hai la targa, giusto? Sì, hai già letto il nome, immagino. Quindi. Immagino. Si aggiudica il primo posto categoria cover questa sera qui a Belvedere Ostrense per il Cantagiro 2024 con 106 voti. Edoardo Fantini, secondo classificato con 104 voti, di Ecco Presidente. Due punti, bravi, bravissimi entrambi, davvero. E adesso lo posso dire, Edoardo, ovviamente il pubblico non lo sa, i giudici neanche, potrebbe essere, potrà, chi lo sa, vero, partecipare alla prossima edizione, e io ti faccio davvero un grande in bocca al lupo, e qui sono sicuro che scatto un mega applauso a Io Canto di Canale 5, perché già due audizioni le ha sostenute, sono molto bene, e ovviamente manca lo step finale, eh? Ricordati di me di tutti i modi, va bene? Una tua dichiarazione a caldo? A 14 anni questi ragazzi. Quanti sei? A quanto sei alto? 1,80? La sincerità. Eh? Benissimo, bene. Grazie Edoardo, primo classificato. Complimenti a Diego, davvero. Raggiungete i vostri posti, poi dopo facciamo le foto, eh? Ed ora Sara, vai pure a prendere l'altra targa e gli omaggi che... Ah, ecco, no, vieni, fallo, vedi, stiamo omaggiando, anche questo sarà contento, sono contenti papà e mamma, perché dell'olio artigianale qui di Belvedere Ostrense. Allora, passiamo all'altra categoria, quindi ricordo, i ragazzi cantano nelle piazze le cover, ma hanno già degli inediti pronti per le fasi finali. E vi assicuro che io ho 8 anni, 7 anni che frequento il Cantagiro, che conduco le finali nazionali di Fiuggi, il livello degli inediti è altissimo. E vi posso anche ricordare che il Cantagiro negli anni 60, 70, 80 era davvero l'antagonista di Sanremo. Quindi andiamo a conoscere la classifica. Allora, 91 voti, quindi quinto posto per la concorrente in gara questa sera con il numero 14, Moma Noemi Romiti, quinta con l'essenziale. Quarto posto, sì, rimani con me, un ex equo, 92 voti, quindi un punto da te. Ex equo per Francesco Simoncini, numero 17, e 92 voti per Alessandro Blasi, numero 19. Con 98 voti, terzo posto per Asia Antonietti. Scrivo. 99 voti, seconda classificata, l'ultima che si è esibita, Federica Cingolani. Vieni sindaca. Sara, ecco qua, hai già, ecco qui, però c'è, adesso c'è un problemino, nel senso che noi abbiamo stampato la targa perché convinti che ci fosse un vincitore, invece c'è realmente un ex equo. Quindi questo cosa vuol dire? Che tu, i concorrenti di questa sera,
accederanno automaticamente alla semifinale nazionale di Senigallia e hanno raggiunto 102 voti entrambi. Lo vuol dire tu? Sono due ragazze. Hai visto? 102 voti per la concorrente numero 13 Arianna Donati e 102 voti per la concorrente numero 16 Martina Boezio. Grida di ancestro, prime classificate. Allora, noi ragazze abbiamo una targa e poi te la farò avere, ovviamente. Così diamo l'olio ovviamente ad Arianna. Quindi avrai la targa quanto prima, come ci vediamo te la consegno. Loro sono le vincitrici appunto della categoria inediti e proseguiranno il percorso direttamente alla semifinale. Vuol dire che dovrete affrontare la semifinale, se la passerete andrete in pre-finale, subito in finalissima. Quindi non farete 4 step ma solamente 3. Un grande in bocca al lupo a loro, un grande in bocca al lupo ad Edoardo, non lo vedo più, vieni con noi. Ragazze, secondi, classificate, ragazzi, terzi, quarti, quinti, ci aspetta un'altra serata il 23 di agosto, il verdetto può cambiare totalmente perché i giurati sono totalmente diversi. Io da parte mia vi auguro davvero ancora una buona estate, grazie per essere stati con noi e davvero grazie a Belvedere Ostrense. Buonanotte a tutti, ciao da Marco Cicchetti. Grazie, questo è per me davvero. E adesso puoi accendere le luci e ovviamente fotografo può venire, anzi facciamo una bella foto di gruppo, guarda, facciamo così. Così la passiamo subito alle testate e domani vogliamo vedere se siete bravi nello scrivere, eh? Domani vi leggiamo. Allora, Edoardo, Martina, Sintaca, vai di là gentilmente. Allora, adesso un po' di ragazzi qui davanti, fateci da contorno, alcuni dietro. Bravi, venite, venite ragazzi, vai. Allora, bravo, vieni, qualcuno anche qui davanti con gli altri, andate davanti, Silvia, Massimo, dai, veloci. Guarda, ballerini, venite tutti anche voi, ci fate da cornice all'estremità, dai, via. Anche Sugar Swing. Esatto, aspettate fotografi così quando abbiamo la squadra completa. Anzi, Edoardo Alessandro, si fate di bella inquadratura. Facciamo un servizio televisivo anche sul TVRS del TG regionale, voglio passare, vediamo. Allora, ecco, arrivano i ballerini, ci siete tutti i ballerini? No, aspettate, 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 pubblicità, c'è la pubblicità, ecco, sul secondo c'è la pubblicità. Giurati, volete fare le foto? Per postare sui social? E allora salite pure voi, dai, tutti insieme, il palco è talmente grande che... Ci date una luce un po' più calda? Ce la fate? Anziché bianca? Bravi ragazzi. Allora, adesso arrivano i giurati che prendono... Andate all'estremità, un po' a destra, un po' a sinistra, così la sinistra c'è, sì. Vai, un po' anche di qua, giurati, vai che succede, vai di là. Aspettate, siamo quasi tutti i ballerini, dove sono gli altri? Ah, ci sei. Un po' di qua, giurati, un po' di qua, giurati di qua, a sinistra, un po' qua. Un po' davanti, dai. E questa è la squadra di questa sera che è a Belvedere Ostrense. Sorriso e scatto, vai! Grazie, ce l'abbiamo, grazie a tutti di nuovo. Ciao, buonanotte.
Ragazzi, i numeri lasciate tutti nella stanza là, i numeri, Alessandro De Alto, ci siete? Vedi la tecnologia? Cosa, il 3